Copia alcune pagine di questi libri che sono né più né meno di libri di magia nera pubblicati nel corso dei secoli, a volte con delle illustrazioni all'epoca trasgressive, illustrazioni che presentavano Belzebù che si accoppiava con le streghe, e questi libri in pratica scritti in italiano e prima ancora scritti in latino contenevano proprio la formula del sortilegio, l'invocazione che si doveva fare per ottenere, diciamo, sia il mascheramento, per ottenere anche che si verificasse una calamità naturale, che ci fosse una tempesta, che ci fosse un evento, diciamo, del cosmo tale appunto da spaventare le persone. E quindi sono basati questi libri sull'idea che attraverso determinati rituali, così come si può, diciamo, favorire un processo di santificazione della persona, quando la persona fa il bene, si può anche esercitare il potere malefico che viene dall'appartenenza al diavolo. Cos'era il sabba? Quando e dove avveniva? Il sabba è considerato nei racconti come il ritrovo delle masche, cioè un luogo naturalmente molto particolare, diciamo in aperta campagna, di solito un bricco, un posto elevato, no? Una specie di radura dove queste masche potevano ritrovarsi, avevano uno spazio libero attorno. Potevano, diciamo, fare festa, ballare e anche c'era il momento dell'orgia. Quindi c'è il riferimento al sabba e poi naturalmente noi sappiamo che per tradizione era diffusa l'idea che i sabba nel corso dell'anno fossero almeno quattro, ce ne fosse uno il 1° maggio, uno fosse la fine di ottobre. E poi ci fossero altri sabba, ad esempio nel mese di agosto e uno mi pare a febbraio. Come ci si difendeva dalle masche? Mi viene spontaneo a rispondere che per difendersi dalle masche basta non pensarci, basta non averle nella testa. Ma in passato si pensava che veramente le masche fossero delle presenze intorno a noi, minacciose, incombenti, allora si diceva che bisognava avere la testa d'aglio, bisognava avere il crocifisso, bisognava recitare il rosario, bisognava usare naturalmente tutti i paramenti del sacro per sconfiggere il maligno. Quindi, ci si difendeva dalle masche in modo anche a volte curioso, come quello suggerito da qualcuno che raccomandava di sistemare una scopa di saggina dietro la porta di casa. Se la masca fosse entrata, siccome era abituata a voler contare appunto diciamo i ramoscelli di saggina, si sarebbe persa. E si sarebbe addormentata nel vano tentativo di andare a contare appunto i rami di saggina. Professor Bosca, lei si occupa di masche da tanti anni e sull'argomento, oltre ad averne discusso in numerosi convegni in televisione, ha scritto ben 3 libri, l'ultimo dei quali di recente pubblicazione. Com'è nato questo suo interesse? Ecco, per quanto riguarda invece il discorso sui libri, io sono molto affezionato, diciamo, al primo di questi libri che è Racconti di masche, pubblicato dalla famiglia Albeisa, con delle fotografie di Bruno Murialdo e con dei disegni di Luigi Carbone. È il primo libro che è uscito nel 1979 e, diciamo, è quello nel quale ho proprio raccolto centinaia di storie che avevo, come dire, conosciuto sia direttamente quando ero bambino, sia attraverso gli alunni
della scuola media di Mango, della scuola media di Diano, della scuola media di Neive, dove ho insegnato. L'interesse per un argomento nasce, credo, sempre da eventi, diciamo, familiari, no? C'è sempre una radice autobiografica nei libri e nel caso dei libri di Maschi, evidentemente, questi libri hanno prima di tutto cercato di dare una risposta a un interesse che io ho coltivato fin da bambino, quando appunto partecipavo alle veglie invernali e sentivo parlare di queste masche. E diciamo che allora questi discorsi mi facevano anche paura. E poi è nato il desiderio di capire come mai questi discorsi si erano mantenuti vivi nel corso dei secoli, come mai ancora all'inizio degli anni 50 nelle case contadine si parlava di masche. E andando all'università ho poi imparato pian piano come dire, metodi di ricerca per arrivare a cercare di spiegare questo fenomeno, che non è un fenomeno semplice, è un fenomeno complesso, che si può affrontare da un punto di vista storico, da un punto di vista sociale, da un punto di vista psicologico, e io ho cercato nei miei libri di dare delle risposte diverse a questa curiosità. Ringraziamo Donato Bosca e, tornati a Montà, ci rechiamo ad intervistare alcuni nonni che hanno accettato di raccontarci delle storie di masche montatesi. I tappa Andrea, e non per adesso che tutti i miei trebbie, toglio il gran, toglio il botto, tutto. Una volta, i vei, tagliavo il gran qua, fa ossia, e poi fa tutti i fos e lo mettevo lì da fianco a schè. E poi dopo 2 o 3 dì che il gran era bel sacco, e a versare a notte, era assai da tord, che era acciaio di lunga, andavo là a gruppero, fa tutti i fos e poi fa tutti i barun. E una volta mi po' e mi c'è, all'infraia, dopo i campi all'infraia, una saia da tord, sono andato a gruppare sgran, e gruppo il gran, una fila più, una fila mi po' e una fila mi c'è, sempre contava mi po', dalle una contava. E io dicevo, ma con che gruppo a curve? E il gran, l'abitavo da fianco, e la curve, frizz, appariva. Oh, e via, no? E poi non so come piace un po' Pau, e il gran. Con che gruppo avevo e il gran spariva dall'antico gruppo avevo loro. E allora e va via che si è mosche e mi poi con poco cheat e va con Pau, poi andiamo a casa, poi andiamo a casa, lì sai per me sta me c'è, poi andiamo a casa che mi è Pau, mi è ma gli è mosche, gli è mosche. E lui a fare una fila o due cose e il gran spariva. Allora, andiamo a casa, andiamo, pianto lì tutto. Ogni domani vanno là, torna per gruppare il gran uiera, torna tutto a suo posto, con che loro gruppavo e rubitavo lì, e gran ogni domani mattina uiera torna. Allora dì, mi può dire, ho ti visto, po' che belle sì, e gli è proprio mosche, mi da sul ben pinan, e lì uiera anni frai. Aia, di Badon, che tu dovevi andare qua, quando c'è in basso dai giù, prendere il Badon, mi chiamava Basso del Cruz, ero sempre una cavallina bianca, compagnia. E compagnia, si arriva da sto, finché ti alfi se stai a qua. Che era un bel dì, e mi sono con quei due, e quei due andavano, piena colonna, piglia campi al collo, quando c'è la penna da usare, e per tornare qua, e tu gli chiedi. E addirittura usavo anche che provi se avesse, e da mai che la fai parare, una saida che è passata lì da Usegna, ha trovato la cavallina, torna con il compagno, che altri da fuori la sua colonna, gli da campo al collo, e la cavallina sta lì, fissa lì con una corda. La chiamano, la co, portava la stola, la sala da lì, da lì un poco, avanti la stola, va a e la trova che è una bella figlia, quasi paternità. E qua dice, guai che tendisi chi cade, chi che sono, angeli, a che dun, perché adesso mi fa spaghetti. E con loro mi si un po' che per bel dì, agli esercizi di San Rocco, da se confessè. E allora mi si fumina lì in mezzo a patanù, a uscire del porco.
che al per poco della soluzione tutto quanto lì qua aveva una masnanta cugna che aveva 2 anni non è messo 2 anni poi a discato ora che aveva una mano bruciò una cioppa che se mai fino ad andare via stai a corne fino a Carsia e mia nonna sta da 70 vela lì e guarda se masnò che è proprio chi la discaccia moglie come mai se masnò e ha capito io lì e anche un toglie che era una mosca che aveva vendicato perché che la aveva discutire chi che era che aveva consiglio. E tanta montagna tra qualche favore, il cartoneto che vanno di vai fan, che mandava via il vino e il bosco, poi. Quando sono stato passato il paese, e noi si cavoi, lui montava insomma il cartone, il paese lui andava su, a un certo punto sono permosse, si cavoi andava fino a Nast, con la giusta tiri da Nast, tiri da Dre, e finì un vaso per 50 metri, andava fino a Nast. Così mi da fare. E là subito si lì, vien per vuota, e dopo scavò, loro venendo via, d'ogni modo torna si torna, viene verso tutte le cose del bosco e sta fuori. E l'altro torna già proprio, torna per il coso nel cavallo, ossia niente da fare. Oh no, io lo qua, che si è qualche mosca per sì. D'ogni modo, cavallo lì, manchi alla un po' di, d'ogni modo, doveva il vino e non verso. L'altro invece doveva fare, ci fede molto, baracchi, che chi. D'ogni modo sono andato su e scavallo andato, no, perché lui partiva sempre insieme, in prevoto, andavo a fare la copra la mattina. Quando sono lì, manca se lì andava con lui. Chissà mai che sia proprio in mosche, che sia proprio in mosche, guarda se sono in mosche. La sera andava un'altra volta, partì mattina andando in noce. Buon pai, d'ogni modo sono arrivato lì, non lo so. Gli altri hanno fatto fine finché, e Nica torna, a Nica. Sono tornato a riportare che hanno fatto la copra, sono andato a baile, sono andato a mangiare, sono Nica torna. D'ogni modo hanno tornato a tornato tuoi, allora sono dato i cartoni e hanno avuto di su ghi, ma quando chiaro avevo anche spesso adesso su in due, ma sono stato lì in mezz'ora, poi sono camminato e sono tornato per te. Ti lì. Un contavo a me c'è quando andavo in ti bosco a Lutone, a Turi da Vila, a Vila per andare gente a volta. Mi ero qua a Saira, qui a Gianet, da Tibosc, e in Turri da Ghila, una cubbia di bestie che arriva con il cartone, che arriva al bosco, e sono trovato con il bocca di questa cosa dal cartone, che lo voglio a caviglia, da tutti i buoni, e riesco a impiegare sì a attaccare, perché a cavare a caviglia, anche un paio di via, dove venire via, e mi c'è arrivato che venivo qui dal Tibosc e sono arrivato lì e ambaico un po' che non ti va a via e questa persona ha dovuto con senza cartone la sedere il cartone e per tornare in domani a piedi e lì pensò che c'era qualche mosca che parlava e una volta che succedeva di cose parai belle già di oggi prima che ero già magari Antonotte arrivò lì, lì a Caidune che forse vuoi lì. Però sono mai a misavai che la persona chi era, perché a fare lì o che scappò, a sparire, senza fare uve. Ben, ieri una borgo che si chiamava Amnana. E in una botteghe e andavo a fare spesa in un'altra borgo che si chiamava Val Gorzano, Val Gorzano. E mia mamma trovasse niente in qua, a mandare mia sorella a fare a piè il pan e a fare qualche cosa in questa borgo. E non avrò mai andato perché era una cosa e dico che era mosca con quella cosa, avrò mai andato perché ero povero. Per intanto mia madre fa andare stessa mia sorella. E era non arriva poi, poi era una fila però, no, una fila più lunga, e mi si però era in Santè. Era la pancetta a Santè, e da lì era un tenisore. E tre da tenisore era una cosa d'antichia stava sa masca. E sa masca ha visto mia sorella che andava giù, e portasse lì i dausini,
E a dire, oh, antiche tu hai della mata. E ogni grusan, ogni accatte il pan, e bignusola, dire. E intanto è fermato, chi l'ha da testa di scala, due terze che tu cavo proprio al fondo della schiena. E chi l'ha vita una mansa testa. A dire, oh, che bei cavai che t'hai, che bei cavai, fai. Chi l'ha giù, fai ta spesa, prenda qua. E non dice niente a mia mamma che la tua, chi l'ha lì. Slindo mamma, mia madre è alla pantana per andare a scuola. E con chi vite il pantonzinto e chi vai, tu gli cavai da testa. Come mai? Ma come mai? Ma chi l'ha detto? Dice, ma ti mamma sai che ti mandiamo in corso? E a maschio mi mette ausino, vi mette una mano in testa. E a dire, oh, ma che bei cavai che t'hai. Oh, lui è lui lì. E partì, è andata che a masca. Chi la dia qui a non vai, ad ogni modo che va tu ci cavai. Ecco. A me, quando ero città, mia mamma contava sempre tante storie di mosche e era sempre piuttosto spau. Comunque veniva che contava tante volte e era già delle mosche già che erano tarenna e hanno qua e che vivono a delle mosche. E una sera disse che c'erano tante persone tutte insieme a via. E venne in neve che andò al gabinato, allora andò fuori, andò a corte, alla cima da corte, e mentre che era lì, a baica giù, aveva un cairin, cairin cit cit, lontano, e a baica un po', e aveva quel cairin, smeva quel bugiaisa, e che allora ha disse, oh, baica il cairin, vieni, 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 e mentre che disse, oh, che se c'è un vino a nas, sempre più a nas, un vino grosso, un vino grosso, un vino grosso. E chi l'ha sto lingua un po', poi a un certo punto ha quasi da usin. Allora il piace pao, bitosse cure, e è finita l'est, l'est in donta stola, e a salò l'est a porta, anche a senti botte, pof, anche a la porta. All'indomani un mattino, sotto fuori ai baico, attaccò la porta e era l'impronta di una mano bergio, un sain bergio, da mano. E era la mosca che era in Iedrei. Era uno del corso, così si chiamava Bertume. E lì univa qua, anzi, una sera univa qua, da cantare perché andavo cantando a Chiesa Sasteo e quando che sta lì si maculina il pedadot ho trovato l'antara, una masnoca piangiva, guarda sì sa gente che coraggio che erano, una masnoca la su lì e a piangere e niente la baica e allora piambros, oh povera masnoca te fratampa, dall'altra porta si una pianta o santa ciamè Catelina, baucia che ti baucia! E se mi sono d'ambrosa e bitarie, per snanci bausè, se ambrosa per tu me, si una sbat via, ma il dio porta via mascosa e santi un burdel che correva un travaloda, adesso lì è storia. Barbavigio e Magnarina mi raccontavano sempre che sono andati a San Vito, là avevano la vigna e venendo a casa avevano la mucca. Quando sono state sul ponte di San Vito erano viste una bella feia davanti alla mucca e mio Barbavigio gli diva vai via che ti picchio, vai via che ti picchio e lei niente, sempre nelle gambe alla bocca. E sta poi da vacca, aveva paura, stava a fermà, vai via, va via, e ce l'ha niente da fare, giravano sa, giravano là. E allora, chiaro, in montagna un po' nervoso, o da dai una bastona a sa figlietta. E allora sa figlia è partita, andò via. All'indomani mattina, dato che chiaro sova che adesso sapinando che posco fissa, che lì a San Vito in se cassegne lì e c'è una mosca a di parare scomatta e chi là perché fava proprio paura a questa bestia che dava. Alla mattina quando montò
E là dice, oh, ma deve sentire, e la mosca da San Vite e ad una spola rotta. E lui da me poi va via, vindo qua, e fa a mia maniarina, che se riesco a funna, oh Rina, zavaise. Sai da dove do io a quella feia, perché ne sbarivava la bocca? Dice un po' chi caieva, aie quella mosca zambite, e adesso di spaica una spola rutta. Oh, mi adesso è proprio rigret, ma avete fatto quella che un po' ogni folla a bocca? Poi dai. Ieri una funna, carova una masnaina, un tacchina, e dire avuto. Quando il Cassandro dormiva, dopo si svegliava il colpo. E so un anno, come mai, chi so cosa robbia. A una sera disse che so un foglio, ti vota cugge. E mi sto in mida e devo svegliare masnò. E a bell'ora masnò dormiva, che a lui scondisse, e arriva un gotto. Lì da sviot, un dava cuggese, ansimò stomizza a masnò. Per fare stanze. E lui ha già andato una partita di volte e non sempre spataloro, senza unghie niente. Se voleva votare lì, ha detto a me, adesso empia fa usciuta e poi dopo e lo guarda. E lui ha lì, mosi, e scondisse e da lì un momento col gol, tra, cacciola. Non so qui c'è, ansima. Torna a stomida, ma no. Che ha lo certo, come fa un certo appunto, a dare una patella insieme, a c'è poi il bros. E sto finita lì. A un po' savù, qui era venuto, e qui lo diava, ma no. E un tirava fai di desdesimo un po'. Da un'ora, a mai pindò il got. E a un po' savù, qui era una persona che lo diava, ma no. Una casina viveva un uomo con sua moglie anziana. E aveva una vigna vicina da vicino a qua. A un certo punto di notte sentiva un strano rumore. E che lo via un lume con un'accetta, va a vedere, vide nei filari un grosso gatto. Li tirò, ha sentito, ha cercato maniera di mandare via, ma che non andava neanche. Allora ha tirato l'accetta e ha colpito da una gamba. E nel stesso momento, nel momento della casina, sente un urlo. Corre a vedere a buche e era sua madre con un braccio tagliato. E nel stesso punto così ha colpito anche il gatto. Mina ancora quando era città, andava sempre i ruoli dei miei nonni e era mio nonno portava sempre insieme a chiare in campagna. E un diva, una volta mi si passò da sì con il voce e a un certo punto andai in bosco con il voce. E a un certo punto se bestie sono fermose e che lui si è appena fatto in denanz e dova quel bastone, denanz e lui niente, bugiona. Allora ho usato io una persona anziana, sta su lui, l'angumio e che gli va a tornare a bestia, lui niente, bugia un anno, manca muore. Allora che alla via di essa fumia scappa da lì e chi la niente, bugiava un anno. Allora che alla tirò a calle giù dal cartone per andare in ver e dico che era da ricchetta, ma mica che sia un anno, ma non ho sempre cantato questa storia lì. E comunque che alla calle giù dal cartone per andare in ver, chi le scomparia a piena vista. A Baldassarre Molino, noto storico roerino che ha da poco pubblicato un libro dal titolo Eresie, masche e stregonerie fra Langhe e Roero, chiediamo di parlarci del suo recente lavoro. Il mio ultimo
volume è il frutto non di una ricerca specifica, diciamo, specifica lo è diventata quando ho messo in cantiere, ma in realtà è frutto di ricerche precedenti che erano volte a ricostruire le vicende della nostra area, del Roero o di singoli paesi, di singole comunità, spulciando negli archivi comunali, parrocchiali, signorili, cioè dei castelli, e spulciando negli archivi viene fuori di tutto. Solo in un caso ho trovato un brano di processo, cioè l'interrogatorio, ed è a Castino, quello del 1704, un processo dove l'arciprete locale delegato dal vescovo interroga la presunta Masca. Ecco, sul contenuto del volume c'è quello che possiamo dire una specie di etero.